grande successo rispetto al fatto di essere un film difficile, di non essere un film commerciale, di essere un film che si pone dei problemi. Questo tipo di attenzione, questo tipo di interesse da parte di un pubblico trasversale, cioè di gente, di giovani e anche di meno giovani, penso sia dovuto a vari motivi. Uno però credo che sia il fatto che il film quasi prende in contropiede un pubblico che non si aspetta da un film che vengono trattati dei temi che noi siamo qui in una città tradizionalmente rossa, anche se recentemente è stata battuta dalla destra, su cui la sinistra ha sempre taciuto. Cioè, una critica da fare alla sinistra è che da molti anni si è totalmente dimenticata di una dimensione laica. Di fronte al papato, di fronte all'autorità del papa, non c'è stata nessuna distinzione di discorso. Questo ovviamente per la catastrofe dell'utopia socialista, questo si sa, insomma, nel momento che è venuta a mancare questa utopia, perlomeno, si è creato un vuoto catastrofico che è stato riempito da altre forze, da altri sogni, da altri ideali, ecco. Ma di fatto alcuni spesso hanno parlato proprio della solitudine del laico, di una posizione che appartiene a tanti ma di cui i media non parlano e di cui la sinistra non ha mai voluto parlare, di cui la sinistra si è volutamente disinteressata, di cui invece il grande interesse da parte del pubblico, giovani. Perché quelle domande che si pone il film, ce le poniamo tutti, sono delle domande che credo chi è umano, chi è uomo, chi è donna, si pone, insomma. La propria esistenza, i limiti della propria vita, se esista un al di là, se non esista. E tutte cose che non sono eludibili da nessuno. E il parlarne, credo, abbia suscitato un certo interesse. Allora, io invece comincerei con una domanda a Piera degli Esposti, bolognese, attrice che ha lavorato con alcuni autori importanti del cinema italiano, benché abbia una filmografia abbastanza ridotta, però ha lavorato con Taviani, con Monicelli, con Robert Muller, con Ferreri, con Mingozzi e adesso con Bellocchio. Ecco, mi piacerebbe che tu raccontassi come Bellocchio ti ha presentato questa parte che a distanza di tempo, io stasera il film non l'ho rivisto, ma mi sembra che sia una parte enorme che invece in realtà è una parte di pochissimi minuti. Bellocchio mi ha chiesto se facevo se facevo un personaggio nel suo nuovo film e io gli ho chiesto che volentieri avrei lavorato con lui, se potevo leggere la sceneggiatura. E lui mi ha detto, posso dirlo, sì, che gli veniva in mente che Woody Allen, quando gli chiedevano di leggere la sceneggiatura, mandava un signore all'attore con la sceneggiatura, aspettava che l'attore finisse e poi riprendeva la sceneggiatura e andava via, insomma. Allora io ho detto, la terrò benissimo e ho letto la sceneggiatura, sono veramente così, sono morta dal ridere, anche sono stata colpita, insomma in varie direzioni. Il riso è sempre un segno del nostro essere anche feriti o colpiti. E così ho detto che avrei fatto il provino, perché Bellocchio, pur stimandomi come attrice, aveva piacere giustamente di farmi un provino. E così gentilmente si è prestato a fare mio nipote che poi nel film era Castelditto, e abbiamo fatto
un provino. E io ero così felice di fare questa Zia Maria che volevo assolutamente farla, però non volevo neanche ritelefonare per sapere come era andato il provino, però dopo qualche tempo ero diventata un po' amica della casting, un'amicizia un po', no, anche lei lo meritava, Beatrice Krumer, ma anche un po' opportuno, così. E così mi sono detta come andrà, chissà come andrà. Intanto l'occhio mi ha richiamata e ha detto che è proprio un suo tratto, lo avrei capito dopo. Il provino è andato benissimo, però ne vorrei fare un altro. Questo lo dice anche sul set, dice la scena va bene, ma ora la rifacciamo, così uno è contento perché non ha sbagliato e poi intanto così ne fa una come vuole più lui, insomma. E così sono tornata per la seconda volta a fare un provino perché diceva Bellocchio che non si capiva perché non lo guardavo. Guardavo chissà dove guardavo, forse guardavo perché lui non era vero nipote, qua là, o forse perché pensavo che non mi desse la parte, insomma guardavo per aria, ecco. Allora mi sono messa lì a guardare lui, e dopo un po' di tempo ha telefonato questa signorina Beatrice Krumer e mi ha detto è tutto bene Zia Maria, e io sono stata molto contenta di questa vicenda, ancora di più quando sono stata sul set, perché come ho detto già una volta, ma insomma lo ripeterò, l'ho detto a lui, lo credevo più cattivo, insomma un po' nervoso, ecco sì, nervoso, e invece mi ha aiutato tanto e io ho bisogno soprattutto di affettuosità, anzi si può dire che faccio l'attrice non tanto per denaro o per avere la piscina o una villa, ma per avere maggiore affetto. E lui mi ha dato affettuosità sul set e questo mi ha fatto un po' calmare questa ansia che se no mi domina così eccetera, e pare che abbia dato risultati buonissimi questa calma. No, nel senso dico buonissime nel mio piccolo, naturalmente nell'essere la zia, perché ecco, buonissime, sono stata una zia calma intanto, ecco, capivo quello che dicevo, mi piaceva molto la sceneggiatura, come ho già detto, il film mi è piaciuto molto, ma insomma credo anche a voi, basterebbero queste parole illuminanti, che ha detto secondo me Bellocchio adesso, così semplici, che solo, posso dirlo, sì, un matto dice, un matto, una persona, no, un matto, è, per me un matto è una persona di tutto rispetto, quasi come una persona, l'unica persona a cui crederei, ecco, Bellocchio ha questa cosa anche matta, vera, lucida, dice abbiamo parlato di questo nel film. Infatti tutti vanno a vedere i film perché sono incazzata, sono incluso di che parlano quelli contro gli altri, in verità si parla di noi stessi. Dunque sono felice di aver partecipato e anche di essere stata centimetrale, cioè dentro il centimetro della macchina da presa, io che di solito sono un po' scarabattola, grazie a lui. E basta. Sempre rispetto a questa prova d'attrice formidabile degli esposti, invece vorrei chiedere a Bellocchio se era veramente così la parte, oppure se in sceneggiatura era diversa e si è andata modificando e si è un po' anche costruita attorno all'attrice degli esposti. Davvero? Sì. No, mi pare che la sceneggiatura come testo sia stata rispettata sostanzialmente, anche perché è una scena divisa in tre, poi è stata rielaborata, questo grazie anche a un suggerimento di Sergio Castellitto, perché la scena aveva una scansione diversa, cioè la rappresentazione cartolinesca del martirio della madre
era tutta spostata a prima, dopo invece abbiamo lavorato e abbiamo concluso la sequenza con lui che torna a vedere il fotografo che mette le stesse. No, invece il colloquio è una di quelle scene che si giocano con una tecnica assolutamente semplice, almeno così io credo, perché c'è poco da fare degli svolazzi o delle inquadrature, è nella potenza dell'interpretazione di quel dialogo lì, insomma, campo contro campo, un piano più ravvicinato, leggermente più lontano, infatti voi vedete che tutto il grande dialogo si risolve così, alla fine si alzano in piedi, si abbracciano, però è tutto nella voce, nell'espressione, in quel tipo di sguardo, così come illuminato, anche nel in come lei per esempio muove le mani. Io, secondo me, e credo di aver avuto ragione, lei era più che perfetta per quel tipo di personale, parlando in termini cinematografici, no? C'era soltanto un problema di emissione della voce, nel senso che essendo i due attori vicini tra loro, io sentivo che l'emissione della voce doveva tener conto di questa verosimiglianza di distanza, ecco. E su questo abbiamo un po', non discusso, ma così abbiamo riflettuto nel senso dell'emissione. Infatti vi sarete accorto che c'è tutta la parte centrale, lei parla quasi sottovoce, no? Su un ritmo che è perfetto, ecco, quello, ma era solo un discorso di volume, ma anche di timbro della voce, ecco. Questo è molto importante perché è tutto in presa diretta, non c'è nulla di doppiato, insomma, non... Per il resto basta. Ecco, io vorrei anche ricordare che il film è stato presentato a Cannes e che durante la proiezione nel grande teatro Lumière di Cannes c'è stato un applauso alla fine di quella sequenza, della scena, e c'è stato poi un applauso fortissimo sui titoli di coda all'apparire del nome della degli esposti, che vuol dire che anche al festival questa prova è stata molto molto sottolineata. E qui volevo chiedere ancora una cosa degli esposti. Il film è probabilmente l'unico film da moltissimi anni che suscita un dibattito che in realtà poi non si è ancora sviluppato, forse non si svilupperà, ma insomma un dibattito abbastanza forte, e è un film che sembra spingere anche un po' al duello, il duello che c'è nel film, ma che in qualche modo ha coinvolto una parte della cultura italiana. Ecco, ti è capitato di partecipare a questi duelli e di essere tirati in campo e di dover difendere? E Oreste Fornari, che era con me a una festa prima, non mi ricordo, era una festa a Roma, una cena, a un certo punto parlava del film. Di questo film si parla molto alle cene, alle feste, adesso io non sono così festaiola, ma diciamo che quella sera mi è capitato di essere lì, e su 70-80 persone tutti parlavano di questo film. Fornari continuava, voleva ragione su delle riserve che lui aveva sul film, che delle cose gli piacevano, delle cose no. E io dicevo, va bene, questo è il tuo parere, che tu mi stai continuando a venire addosso con delle responsabilità, delle risposte che io ti do in questo modo, ma intanto, mentre gli dicevo, il spin secondo me è anche infernale, forse anche un po' bell'occhio, anche un po' sul furio, lui ha cominciato a fumare, era appoggiato a una candela che era dietro di lui, ma lui non se n'era accorto, perché stava piegato verso di me, che ero in un altro tavolino, e intanto
cominciava tutto un fumo a salirgli così, ma lui tenace, un po' freddino com'è, così continuava a dire perché non mi rispondi a questa cosa, cosa direbbero, dico, ma anche i laici dicono così, comunque dico tu fumi nel senso tu fumi fumo, e infatti si è infiammata tutta la giacca, anche così, allora lui l'ha dovuta mettere per terra, tutti i padroni di casa hanno detto ma così con un buon rammendo si toglie, tipo, lui era abbastanza scocciato, ma nonostante questo si tolta la giacca, che il rammendo, che comunque era una bella giacca da sera, una giacca decente, che ha continuato ugualmente, anzi a questo proposito altri 4-5 in un altro tavolo si sono accaniti anche loro, dunque io ho pensato, ma questo film è un successo non solo di botteghino, no, perché insomma è un successo perché la gente continua a, non dico a fumare, ma dico a parlare, a incendiarsi, a buttarsi in aria, anche quando dici, va bene, anche le telefonate che ricevevo e che ricevo naturalmente da persone che mi ritengono non responsabile, ma dal fatto che sono dentro, dice, film per me è questo, quello, perché alcuni, come sapete, è un film amatissimo, alcuni possono vedere sempre questo. Può succedere, ecco, anzi questo ha fatto così che io mi sono ricordata quando facevo la sceneggiatura con Ferreri, con Dacia Marini, Ferreri diceva che dice la famiglia del Tufello a vedere questa storia di questa famiglia che non si capisce un cazzo, allora la famiglia del Tufello torna a pigliare il biglietto, insomma sempre sta famiglia che pigliava il biglietto, toglieva il biglietto, diceva che cazzo di famiglia è, che non ha famiglia, la famiglia, e noi eravamo disperati di Dacia sempre questo biglietto e non biglietto. Bene, in questo senso il film di Bellocchio è un successo, che avrebbe amato anche Ferreri, perché dico, le persone si causano, si incendiano, eccetera. Ma al riguardo della proiezione di Cannes, mi sembra che a Cannes abbiano fatto una piccola censura, la bestemmia non è stata sottotitolata. No. Ti volevo chiedere se... No, non è stata una censura, è un piccolo mistero, nel senso che il sottotitolaggio è stato fatto da una ragazza francese molto molto brava che aveva già sottotitolato altri miei film, e quando io ho controllato i sottotitoli francesi ho visto non hai tradotto la bestemmia, e la sua obiezione, assolutamente in buona fede, sua, personale, nessuna... No, ma guarda, è inutile, perché tanto il pubblico francese capisce automaticamente che quello sta bestemmiando. In realtà poi, durante la proiezione, dopo la proiezione, più di uno francese mi ha detto, guarda, voi avete un po' sbagliato a non tradurre, perché potrebbe sembrare come una piccola autocensura. In realtà non era assolutamente stato nelle intenzioni, perché, ripeto, questa ragazza, in totale buona fede, era ed è convinta che fosse immediatamente comprensibile il fatto che ad un certo punto il fratello urlasse questa bestemmia. Ma credo che lì ci sia un problema anche visivo, nel senso, come dicevamo prima, se tu vedi un film e ti abitui in modo automatico a vedere i sottotitoli, che sono un'immagine anche loro, nel momento che ti mancano, dici come mai, questo ha detto qualcosa, certo. Forse questo è che lei non ha pensato in un certo senso, però non è assolutamente stato un accesso. No, ma volevo chiederti, nello spunto da questa osservazione, per chiederti se in fase di sceneggiatura o ancora prima, in fase proprio di costruzione del soggetto, tu avevi... in mente di far pronunciare la bestemmia, se è stato invece, se hai avuto dei ripensamenti e se adesso confermeresti comunque. No, adesso lo confermerei in assoluto, voglio dire, anche da parte di molti cattolici, sacerdoti, io la prima persona che mi diede questo spunto che ho utilizzato, mi sono giocato in varie conversazioni col pubblico, è stato proprio quello del grido di disperazione di Cristo sulla croce. Questa non è una mia idea, non ci avevo pensato io, è proprio un sacerdote all'uscita del film, noi facemmo delle proiezioni un po' prudenziali anche per... e lui disse no,
anzi io ho pensato subito a Cristo sulla croce che disperatamente chiede al Padre perché lo ha abbandonato, è la stessa cosa. E nessuno, anche persino direi tranne alcuni, molti cattolici che hanno fatto anche delle critiche, ma nessuno si è fissato su questo, perché è così evidente che non c'è l'intenzione di offendere la Chiesa o la religione cattolica, ma semplicemente di rappresentare la disperazione assoluta di un fallimento di una vita e poi contemporaneamente la capacità istintiva di quest'uomo di rispondergli con un abbraccio, che questa cosa è... Però voglio anche aggiungere che mentre nella sceneggiatura questo era accennato, cioè quello bestemmia, quando è stato il momento di girare ci sono stati dei problemi, nel senso che io sentivo come anche a livello di troupe la pesantezza, la delicatezza di che un attore in un teatro di posa urlasse e varie volte, perché questa scena è stata girata varie volte, questa bestemmia con un volume così alto, tant'è vero che io stesso ero leggermente interdetto, perché alcuni miei amici, alcuni collaboratori mi sconsigliavano dal farlo, altri invece mi richiamavano ad una certa coerenza e io ho dato ascolto a loro e sono stato molto contento di averlo fatto. Perché mi hanno detto, ma perché ti devi censurare? Se quello è il grido, se quello è l'apice di un qualche cosa, ma perché te lo devi negare? E quindi, nonostante ci fosse un'atmosfera, diciamo, abbastanza contraddittoria durante la ripresa, e diciamo da parte di una parte della troupe di, se non di aperta, ma di silenziosa disapprovazione, abbiamo fatto lo stesso. Raccogliamo anche opinioni del pubblico, domande. Dov'è il microfono? Mi sembra chiaro che lei è Diana Sereni, cioè, voglio dire... E di sera non lo so, qui è il mistero dell'arte, no. Ecco, voglio dire che in questo film ci sono una serie di momenti di sconfinamento, cioè è un film apparentemente realista, anche se si basa su una su uno spunto del tutto paradossale, non realistico. Però tutto quello che accade potrebbe accadere nella realtà, ma ci sono delle zone in cui lo sconfinamento in qualche cosa che non è realistico, non è assolutamente surreale, ma non è realistico, si accentua. E si accentua appunto nell'incontro con questa ragazza, che però potrebbe essere assolutamente normale, una giovane pittrice molto bella che ammira questo pittore abbastanza illustre e utilizza questo equivoco perché gli vuole far vedere i suoi quadri. Che poi anche lei faccia parte del complotto, questo è possibile, ma così come è certo che ad un certo punto si direbbe in un romanzo sentimentale prevale l'amore, ecco, prevale il fatto che c'è qualcosa che va oltre il calcolo di un complotto. Poi lì mi sembra chiaro il fatto che Ida Lappi sia la vera maestra di religione, che il bimbo dice è bruttissima, mentre Diana Sereni non è la maestra di religione, questo fuori dubbio, insomma. Chi è? È una che è complice degli altri oppure una che prima era complice e poi non è più? Questo ha poca importanza, ecco. Certamente il film, voglio anche aggiungere che il fatto è chiaro, qui bisogna sempre essere molto chiari. Io vedo una sala molto gremita, vuol dire che se voi restate ad ascoltare siete in qualche modo interessato a quello che accade. Però sicuramente questo non è un film facile, è un film molto spesso che mi viene detto da qualcuno che io ho visto due volte, che ha tutta una serie di domande a cui secondo me non bisogna dare delle risposte troppo esplicite, troppo definitive, perché non le ha. Ma certamente... tocca, torno a ripetere, delle zone che molto spesso vengono
appositamente dimenticate, taciute, nascoste, annullate, così direbbe. E questo credo, infatti la reazione, secondo me la reazione, io sono stato qualche volta in alcune proiezioni, la reazione è di un'attenzione, non dico di uno sbigottimento, ma di uno stupore, mai di un entusiasmo, come potrebbe essere, non so, l'entusiasmo, uno va a vedere un film d'amore, ecco, non so, c'è questa grande attenzione, che forse vale di più di quell'altra cosa, anzi vale di più senz'altro per me. Se sennò mi rimane anche stanotte, ma Ettore dice a fuoco, la beatificazione di sua madre è vera, o perché altrimenti ci sarebbe una violazione della privacy dei picciafuoco, no? Perché legalmente non è che lei può parlare di... Confonde Ettore con Ernesto? No, Ernesto è il maestro, sì. È il pittore, sì. Ed Ettore, almeno io... L'ex terrorista? Esatto. E che c'entra Ettore con... Cioè, Ettore non è fratello, sì, di Ernesto. Esatto. Quindi sua madre... per la quale si è iniziato il processo di beatificazione, te voglio sapere, è vero o no? Ma non è rapporto. Cioè, com'è che rapporto ha? Il rapporto è che viene messo una persona che ha una responsabilità, che ha avuto una responsabilità pubblica nella strage di Bologna, perché è stato imputato, io ho letto il capo di imputazione. Scusi, non ho capito, no, questo è casuale, il nome... Ah, ma lei si riferisce alla strage di Bologna? Sì, a Ettore sia terrorista. Ah, ma no, ma questo è un caso casuale, è un omonimo. No, scusa, è un caso totale di economia, non avevo capito, scusa. No, non c'è niente. Sì. Rispetto alla seconda domanda, io, ma credo chiunque scriva, non scrive per sé, cioè... Tu scrivi perché ti piace scrivere, perché ti appassiona quell'idea, ti appassiona quella storia, quel personaggio, quella battuta, non è che scrivi pensando allora il pubblico, come diceva, ma neanche Ferreri, quella cosa spiritosissima che ti diceva. Non è che lui lo diceva così perché lui aveva uno spirito pratico. Ma